deciso che contro questa ZTL vuole andare fino in fondo, contro un provvedimento che obbligherà centinaia di migliaia di persone a prendere mezzi sempre più fatiscenti, a prendere o a cambiare la macchina e a spendere decine di migliaia di euro aspettando mesi. Un proponimento fatto su misura non dei nostri interessi, di noi che viviamo e lavoriamo in questa città, ma degli interessi delle case automobilistiche e delle banche che erogheranno prestiti. Vogliamo percorrere questo quartiere per far sentire tutto il nostro dissenso, vogliamo percorrere questo quartiere per far sentire che questa è una città che non si piega e che non si piegherà. Continueremo finché ci sarà da continuare, anche perché la situazione sta peggiorando sempre di più in termini di mobilità, visto che aumenterà il costo del biglietto da luglio, il governatore della regione con una serie di supercazzole ha detto ma forse non lo aumenteremo perché dobbiamo trovare i soldi, ma ci troverà in tutte le strade, in tutte le piazze a opporci contro la ZTL e per un trasporto pubblico accessibile a tutti. Ecco, lei pensa che questo tipo di iniziative, comunque la mobilitazione, possa fare qualcosa? Oppure, non lo so, adesso ad esempio c'è una petizione che sta avendo un notevole successo perché ha superato già le 10.000 firme ed effettivamente potrebbe essere portata dinanzi al Consiglio Comunale. Ecco, come pensate che bisogna muoversi per protestare contro questo provvedimento? Questo tipo di iniziative cerchiamo di integrare un po' anche in altre iniziative, tipo quella della raccolta firme, cercando di puntualizzare sul fatto che di green in questa misura c'è ben poco, perché costringere migliaia, decine di migliaia di persone a cambiare la macchina, quindi sostenendo delle spese che molte di queste persone non possono sostenere, diventa un problema, diciamo, un problema di tutti. E sotto chiaramente c'è anche, di green c'è ben poco, perché è una misura che tende soprattutto a favorire le banche in primis e le industrie automobilistiche dall'altro, quindi cioè, contestiamo sostanzialmente questo. Non c'è un piano di rafforzamento del, diciamo, del trasporto pubblico, i servizi metropolitani, autobus sono quelli che sono, è previsto anche un aumento del biglietto dell'ATAC, per cui è chiaro che sono misure che vanno contro diciamo un obiettivo green di cui il sindaco ovviamente si freggia diciamo, per portare avanti questa sua misura. Oggi siete qui, questa fiaccolata di quartiere contro la ZTL, cosa ne pensate di questo provvedimento? Pensiamo che sia un provvedimento non giusto verso la cittadinanza più povera, diciamo, verso i pensionati che non possono permettersi di comprare un'altra macchina nuova e saranno rinchiusi dentro un quadrante e non potranno più uscire, perché solo per andare al mare poi con i mezzi ci avranno due ore e mezzo. Questo vuol dire pure che l'economia della città e dintorni sarà un'economia probabilmente sfalsata e distrutta. Pensiamo che dovrebbe tornare indietro su questo provvedimento. È giusto che ci sia una direttiva sull'ecologia, ma è giusto che si prendano dei provvedimenti giusti anche per la popolazione. Stasera manifestazione contro la ZTL, fiaccolata di quartiere, siete tutti compatti contro questa nuova iniziativa che partirà il 1° novembre ufficialmente? Sì, penso di essere d'accordo completamente, perché è assurdo che si arrivi a questa situazione, diciamo, di pressione sui quartieri più poveri praticamente. Ecco, lei personalmente come farà? Ha un'automobile che può circolare oppure subirà questa misura che sarà definita coercitiva? Io ho una Euro 5, non la uso più perché ho dei problemi, ma penso che finché potrò la potrò usare, poi non lo so. Siamo in piazza per protestare contro la ZTL. Noi siamo qui per manifestare contro la nuova ZTL, questa nuova restrizione che entrerà in vigore costringerà tanta gente a comprare nuove automobili o in alternativa a subire sanzioni, perché
Tanta gente vorrebbe usare il trasporto pubblico, però il trasporto pubblico di Roma funziona male e quindi tanta gente impiega un'ora o due per raggiungere l'altra parte di Roma quando potrebbe metterci molto meno con l'automobile. Che altro posso dire? Io uso la bicicletta, ma tanta gente non può usarla. Insomma, questo è un problema. Signor, posso farle qualche domanda sulla ZTL? Lei è qui in piazza a protestare? Io partecipo. Lei cosa ne pensa di questa iniziativa? Sarebbe bene che in caso tocca migliorarle, non peggiorarle. Stasera anche tu, giovanissimo, in piazza per combattere contro la ZTL. Sì, la nuova ZTL che si estende praticamente a Roma e va appunto a estendersi nei quartieri popolari, andando contro appunto i settori popolari, perché se adesso una persona è forzata per forza a dover cambiare macchina, perché appunto non ci può passare sotto casa, non può andare sotto casa, però con gli stipendi che abbiamo adesso, quando guadagni 800 euro al mese, fai fatica a dover cambiare macchina quando sei obbligato per forza, perché sennò ci sono multe, anche mi pare che tolgono i punti sulla patente dopo un certo numero di volte che superi, insomma, che entri in ZTL quando non puoi. Perciò è appunto una mossa antipopolare, proprio che va contro i settori popolari della città.